giorni al Giro d'Italia numero 93. 198 corridori, 22 squadre, il numero 1 già assegnato a Kedo Livans, campione del mondo, e sarà un'edizione da record sul fronte doping. L'obiettivo dichiarato degli organizzatori, infatti, è quello di avere la competizione più controllata nella storia del ciclismo. Molto era già stato fatto lo scorso anno: 300 esami del sangue, 141 delle urine, un investimento di 250.000 euro, numeri che quest'anno saranno ampiamente superati. Sono infatti previsti 520 controlli, un record per le grandi corse a tappe. Le formazioni sono arrivate ieri ad Amsterdam, la città dove per la nona volta la Corsa Rosa vivrà una partenza al di fuori dei confini nazionali. Oggi è il giorno dei controlli medici, che servono a integrare il passaporto biologico di ogni atleta. Sabato la prima tappa, una crono individuale di 8,4 km che toccherà i luoghi più importanti della città. Domenica e lunedì altre due tappe nel vento del Mare del Nord. Martedì il riposo e il rientro in Italia. Tanta la nostalgia di Danilo Di Luca, squalificato per doping. Quest'anno il Giro poteva essere mio, ma tornerò prima di luglio 2011.